Ranova, prego consigliere, per 3 minuti in dichiarazione di voto ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io utilizzerò i miei 3 minuti non per divagare su argomenti che non riguardano l'emendamento che poi ha trasformato il DUP dalla prima alla seconda versione, ma innanzitutto per ringraziare l'assessore Mazzillo e il suo staff che in così poco tempo hanno dato vita a un lavoro, io riterrei, esemplare. Questo sia dal punto di vista per ciò che riguarda il DUP che poi successivamente quello che riguarda l'emendamento al bilancio. Allora, il DUP per sua natura è un documento di programmazione per cui si descrivono quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione, le linee che si intendono seguire. Poi ovviamente seguiranno gli atti esecutivi, le delibere che voteremo anche qui in aula. Quindi se qualcuno qui dentro vuole trovare le decisioni da qui a 3 anni probabilmente ha sbagliato luogo. Questo è un documento di programmazione. Questo è il nostro brogliaccio di lavoro per i prossimi 3 anni. Questa è la fonte di ispirazione che ci porterà a provare a cambiare questa città che ci è stata consegnata, lo ricordiamo sempre, in una situazione disastrosa. E di questo bisogna tenere conto, cioè quando si fa un lavoro. Perché il DUP, qualcuno magari pensa che possa essere un libro dei sogni. No, il DUP innanzitutto deve partire da quella che è la situazione attuale, da quello che si trova, perché la serietà di un lavoro deve assolutamente non prescindere dal punto di partenza, ma deve descrivere da dove si parte e da dove si vuole arrivare. Io quindi credo che su questo il lavoro fatto è indubbiamente un lavoro di qualità, e ancora più di qualità saranno gli interventi che verranno fatti già da domani, da dopodomani, quando avremo approvato il bilancio e questo DUP diventerà lo strumento che terremo, mi si consenta, sul comodino la sera per ricordare quello che dobbiamo fare il giorno dopo per rendere questa città migliore, molto migliore di quella che abbiamo trovato. Il nostro voto sarà pienamente favorevole. Grazie.